I commercianti di Viale Trento attendono risposte. Dopo le forti piogge di settembre, col loro corredo di smottamenti e l'affossamento del terrapieno, sono cominciati i lavori, tra pause e riprese, per la messa in sicurezza della via, con un aggravio di problemi per abitanti ed esercenti. Abbiamo ben capito che i lavori vanno fatti e sicuramente ne trarremo vantaggio comunque di questo, però comunque in questo momento è dura. Sappiamo che i lavori sono sempre fermi, che la situazione è sempre quella da quando hanno chiuso la strada. Ogni tanto aprono e riaprono e richiudono anche nelle zone vicine e noi siamo sempre qua in balia di non sappiamo neanche noi che cosa. Ci dicono, ho sentito dire, lavori che dovrebbero durare 2 anni. Insomma, la situazione è critica. La via è un'arteria molto importante, Viale Trento, e secondo me dovrebbero riaprirla il più presto possibile o tantomeno farci vedere che stanno lavorando. I disagi per l'accesso alla zona allontanano i clienti, complice anche la difficoltà di trovare parcheggi, un'impresa per cui serve molto tempo. Una ventina di minuti, forse, sì, è sempre così. Invece il resto della città è messo meglio. Non proprio. Ad aumentare le difficoltà, la scarsa comunicazione col comune di Sassari e anche con Abbanoa, che proprio in questi giorni sta intervenendo all'incrocio con Viale Caprera. L'amministrazione non si è mai degnata di informarci se hanno fatto un progetto, se noi vediamo qualcuno passare, chiediamo, oltre al fatto che sono almeno un paio di mesi che non si vede nessuno, a parte i lavori di Abbanoa. Fra un po' ci dovremo paracadutare perché ci chiuderanno proprio qui. La speranza è che le criticità trovino una soluzione in tempi rapidi. Ma il mio augurio è che riescano a fare una cosa definitiva, perché comunque non è la prima volta che si verificano dei problemi su questo viadotto, e che la facciano velocemente.